A 24 ore dalla rocambolesca rapina alla gioielleria Officine Complicato in Piazza Salotto a Pescara siamo tornati sulla scena del crimine. Titolari e collaboratori del negozio, ognuno al proprio posto, a svolgere per quanto possibile il proprio lavoro con la serenità di sempre. Ma è proprio quello, il bene più prezioso che ieri è stato sottratto dal comando di quattro persone che ha agito indisturbato alla luce del sole in una piazza gremita di gente. Il titolare Stefano Del Vecchio ci riceve con estrema cortesia, chiedendoci con lo stesso garbo di non porre domande relative alle indagini, ma invitandoci a porre l'accento sul vero problema che da oggi accompagnerà lui e i suoi collaboratori. Oggi venire a lavorare non è facile, lo spavento di ieri è stato tanto, insieme alla rabbia di non, come al solito, di essere impotenti davanti a certe situazioni. Se avessimo reagito la potevamo scampare, ma magari non è detto che qualcuno non si lamentava delle lesioni subite, perché tanto oggi funziona così, no? Magari ci vengono a bussare a casa e poi noi se reagiamo siamo noi colpevoli di aver malmenato qualcuno. Niente del genere è successo, grazie a Dio. Mio fratello, la collaboratrice, comunque non è successo niente, ed è la prima cosa per la quale stiamo un attimino più sereni. E a mente lucida capiamo che una città come la nostra, non può vivere una tensione del genere. Già siamo in una situazione commerciale non favorevole e tutto questo continua a spegnere sempre di più la voglia della gente di passeggiare. Tra l'altro ieri mattina qui era pieno di persone, qui avanti il nostro negozio abbiamo un'attrazione per i bambini che esiste da non so quanti decenni, e come tutti i giorni, ieri mattina era anche pieno di bambini. Quindi come possono entrare persone armate di fucile, quindi nemmeno un'arma corta, in moto, entrare in una piazza dove non si potrebbe accedere in un altro modo, nemmeno in bici, entrare e uscire totalmente indisturbati. Se questo significa dover venire a lavorare il giorno con questa veramente scarsa tranquillità, non so che dire. L'azione è durata veramente forse un minuto scarso, però anche in questo, secondo me, proprio perché non li abbiamo ostacolati in nessun modo, abbiamo limitato al massimo quelli che potevano essere i danni fisici, i danni personali. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile guidata da Dante Cosentino. Ricostruita l'intera dinamica, il comando in azione era formato da quattro persone, sicuramente supportate da altri complici, uno dei quali li attendeva in auto al parcheggio dell'ex FEA, dove sono state date le fiamme, le due Ducati Monster rubate nei giorni scorsi. Ancora evidenti segni di bruciatura delle due Ducati Monster date alle fiamme qui nel parcheggio dell'ex FEA ieri mattina, subito dopo il colpo alla gioielleria Officine Complicato. C'è poi il giallo della donna o non donna armata di fucile. Non è escluso che si trattasse di un uomo travestito. In ogni caso, per il modus operandi fulmineo e senza incorrere in effetti collaterali, sono professionisti e non del posto, certamente in trasferta da qualche regione limitrofa. Tuttavia, non è esclusa nessuna ipotesi. Stanno facendo un buon lavoro, li sento, sono fiducioso che a questa cosa porterà a un risultato interessante, mi auguro, per tutta la città.